Ho avuto delle brutte esperienze con il dente, ho avuto un incidente in macchina. L'ho visto il dottor Palma su Facebook, per curiosità ho mandato un'ortopanoramica. Ho aspettato la sua risposta, che la risposta è stata positivissima. In seguito all'incidente che ho avuto mi è venuto fuori la parodontosi. Ho trovato un famosissimo dentista a Milano che mi ha detto che mi toglie tutti i denti e mi mette degli impianti, però lui non ha guardato che di massa ossea io non ne avevo, per cui mi ha messo 8 impianti abitabili in un'unica seduta. Ho fatto rigetto dopo 30 giorni. La seconda volta mi ha messo altri 8 impianti e ho fatto rigetto dopo 4 giorni. E a quel punto l'ho lasciato stare e sono rimasto senza denti quasi 4 anni. Non dico soltanto dal punto di vista estetico, che è importantissimo, ma ho avuto anche problemi di salute perché ha iniziato a farmi male lo stomaco, ho iniziato ad avere un sacco di problemi. Ho visto soltanto la radiografia dopo che mi hanno fatto l'intervento. So che l'intervento è stato difficilissimo perché ha durato 4 ore in anestesia totale, però mi hanno risolto sia la parte superiore sia il maxillare inferiore. Mi sono trovato benissimo. Prima di tutto sono rimasto stupito perché tutta l'equipe sono dei ragazzi giovani ma professionisti che sanno perfettamente quello che devono fare, che sono bravi, che sono accoglienti, che parlano benissimo. Anche l'italiano. Poi sinceramente sono rimasto stupito che i miei denti sono venuti fuori perfetti. I miei colleghi mi hanno detto: come ti trovi, quali sono i prezzi? E io dico che a livello di quello che mi hanno fatto come cura, il prezzo è proprio giusto. Non ho nessun rimpianto, diciamo, per i soldi che li ho pagati. Il dottore Palmas con la sua equipe sono stati i singoli che mi hanno detto che possono farlo e sono stati i singoli che sono riusciti a ridarmi i miei denti. Per me è importantissimo, prima di tutto, che come lavoro sono infermiera in chirurgia, per cui sono sempre in mezzo alla gente, senza denti, senza sorridere, senza parlare con i pazienti, non è che ti trovi bene. Poi ovviamente è l'impatto che hanno i pacienti quando ti vedono per prima volta. Io già sono vecchio, no? Che ho 61 anni, senza denti, figurati come cavolo pensi che ero fuori, no? Poi il discorso di estetica è importantissimo. Poi anche il discorso della salute, perché come ve l'ho detto prima, ho iniziato ad avere problemi con lo stomaco perché mangiavo pezzi interi, non riuscivo a masticare proprio nulla, no? E poi non volevo arrivare a mangiare frullato, cavolo. Sarà proprio così, cavolo, perché voi mi avete ridato proprio il sorriso come sono anche nelle vostre pubblicità, ma è praticamente detto, no? Poi approfitto che stiamo parlando così, mando un saluto anche al dottor Cerea, che è stato un chirurgo fantastico che io non mi aspettavo. Io sono infermiere di chirurgia, per cui qualcosa me ne intendo, no? Non mi aspettavo che l'intervento venisse fuori così perfetto. Ti ringrazio e ringrazio tutti voi per tutto quello, per come mi avete accolto e per tutto quello che mi avete offerto qua. Mi avete fatto sentirmi più o meno come ci fosse a casa mia, eh.